Ragazzi, pausa pranzo, mi sono fatto una pasta con, cos'è, pesto rosso. Vabbè, sembra buono. E niente, dopo ricomincio a lavorare, mi vedi? Dopo si ricomincia di cattiveria. Ecco, il mio piatto di pasta oggi non è molto generoso, cioè ho scelto di farlo abbastanza piccolo per i miei standard. Hopla, a dopo. Allora, ragazzi, posso spiegare? Io questo sabato ho una festa di laurea, bisogna vestirsi a tema e appunto mi devo vestire, ho scelto di vestirmi da cowboy in memoria della mia scuola americana, perché 10 anni fa andavo là e la mia scuola era e la mascotte della mia scuola era il cowboy. Infatti noi si chiamava Livermore High School e la mascotte era il cowboy e l'inno era tipo Cowboy Nation. E quindi in memoria di questo ho deciso, dai, io vado a fare il cowboy, quindi mi sono preso il cappello, mi sono comprato anche il cinturone. Adesso volevo prendermi, voglio tipo indossare una giacca in jeans che ho comprato in Arizona, a Flagstaff, e secondo me con quello il gioco è fatto. Bretelle in questo caso no, perché non siamo contadini, siamo cowboy e i cowboy hanno necessariamente la camicia bianca. E chi non ha camicia bianca non è un cowboy, ve lo dico subito. E lo so perché le persone che mi hanno ospitato in America erano cowboy, e quindi mio fratello ospitante, lui appunto andava a rodei, cavalcava i tori, andavamo a cavallo e sparavamo agli animali, cioè era una vita fa. E in memoria di questo ho detto, dai, mi prendo questo cappello così sembra un pochino più realistico. Adesso proviamo a sistemare insomma, le imperfezioni grafiche che ho causato la settimana scorsa sulla macchina. Quindi partiamo dal vedere se, ecco appunto. Ok, ora è aperto. Ok, non so se va bene, va male. In tutti i video che ho visto c'era scritto di fare un movimento rotatorio e proseguire per un pochino, qualche minuto. In teoria solo sui grafici superficiali ce la dovrebbe fare, io spero che qua ce ne sia almeno uno superficiale da fare questo test. Pasta abrasiva, speriamo faccia il suo lavoro. Ragazzi, la cosa più difficile non è tanto il grattare, è sto cavolo di albero, di pianta che è a fianco a me e continua con questi rametti a colpire. Comunque ho provato questa soluzione con qualche graffietto dietro. Ed effettivamente nei graffi superficiali funziona. E qua è andato via il colore, non posso pretendere chissà cosa. Però dai, con molta calma qualcosa si può attutire. Allora vi dico, alcuni graffi li ha tolti del tutto, tipo qua ce n'era qualcuno, non si vede più. Qua dietro c'era un graffione enorme ed è completamente sparito. Anche qua c'è un grafico fatto l'anno scorso e non si vedono quasi più se ci avviciniamo qualcosina, ma prima si vedevano. Insomma, un po' ovunque, anche qua ce n'era uno e si intravede, vediamo se si vede nella videocamera. No, praticamente non si vede. E qua c'era un disastro, ne ho tolti parecchi, ma purtroppo sto pezzo qua davanti non ci si può fare niente, cioè qua sarebbe da riverniciare e quant'altro. Vabbè, è progresso, meglio di niente. Niente ragazzi, giro degli aperitivi finito, l'una di notte, devo andare a letto assolutamente perché tra 7 ore e mezza devo essere in piedi già a lavorare. Quindi vi invito a mettere mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, aiutiamo gli algoritmo a far conoscere questo canale nei meandri di YouTube. E quindi ragazzi, mi raccomando, spolliciate, eh? Su!
Cioè, a me, cioè, fa ridere fare lo youtuber così, mamma mia, super cringe.